Dolci super tranquilli, bentornati. Negli scorsi video abbiamo visto una drammatica verità, ovvero che qui all'orto abbiamo praticamente finito l'acqua, perché il laghetto, che in realtà è una pozza di accumulo in cui va a finire l'acqua del ruscellamento delle piogge, si è completamente seccato. E è passato ormai più di un mese e giustamente qualcuno ha domandato: ma ragazzi, come state facendo con l'acqua? Ebbene, in questo video cerchiamo di vederlo insieme, mentre tutto comincia con questa passeggiatina vicino a questi meravigliosi girasoli che ci stanno dando tante soddisfazioni. A partire dai più piccoli che sono qui in fondo alla fila, che guarda caso combaciano con i semi raccolti dalle piante più piccole degli anni scorsi, mentre man mano che ci avviciniamo verso l'inizio della fila avevamo seminato i semi degli esemplari più alti. E infatti, come possiamo vedere, qui già il livello si sta alzando di parecchio. Ovviamente intercalato con il mais. Eccoci qui, arriviamo ad alcuni esemplari che sono proprio quelli belli belli come ci piacciono a noi. Qui vediamo nella matrice dei fiori ormai sfioriti che incominciano ad essere quasi pronti i semi sottostanti. Speriamo che gli uccellini affamati e tutte le varie bestiacce che si stanno aggirando abbiano un po' di clemenza e ce li lasciano maturare. Pensate, era dal 2015 che questi girasoli non venivano seminati, sono stati in freezer praticamente per tutto questo tempo. Questo qui si è addirittura steso dal temporale che ha fatto qualche giorno fa. Abbiamo provato a tirarlo su appoggiandolo alla broadfork come sostegno, ma giustamente non è bastato ed è cascato di nuovo. Quindi adesso capiremo come gestirlo, se tirarlo su ancora o se raccogliere il fiore e provare a farlo maturare fuori terra. Ebbene, praticamente dopo quasi 10 anni questi semi escono dal grande sonno ed eccoli qua, trionfanti. Allora, la risposta alla domanda come stiamo facendo con l'acqua è questa qui. Questa è una cisterna da 1000 litri, quindi da 1 metro cubo, che abbiamo recuperato, usata ma in ottimo stato. Questa qui conteneva olio vegetale, è stata pulita molto bene ed è stata riempita dal pozzo di un signore in paese che ci ha messo a disposizione la sua acqua per aiutarci. Quindi l'abbiamo riempita e l'abbiamo portata qui al terreno, grazie all'aiuto del dolce Valdemaro che ce l'ha portata col trattore. Qui abbiamo l'attacco rapido per poter collegarci il tubo per andare all'orto. Qui abbiamo un adattatore per collegarci alla bocchetta della cisterna, che per la cronaca ha una filettatura tutta particolare, che è più larga e più grossa rispetto alle filettature classiche. Quindi se per caso anche voi avete una cisterna e vi serve un adattatore, cercate lo specifico con questo tipo di filettatura. Qui abbiamo dovuto mettere un po' di teflon perché non grippava perfettamente bene. E qui c'è la sua comoda vaniglia che regola il flusso. Quindi 1000 litri di quest'acqua, quanto ci bastano? Quanto ci permettono di irrigare l'orto? Allora, partiamo da un presupposto. Questa fila qui è quella in cui c'erano le aliace, quindi aglio, cipolla e scalogno. È stata raccolta, la stiamo rilavorando e per adesso non ha bisogno di irrigazioni, quindi non la contiamo. Questa fila invece è quella in cui c'erano le fave, che sono anch'esse state raccolte, è stata fatta un'altra minima lavorazione e ci abbiamo incominciato a piantare delle cipolle, con un sistema che magari vedremo più nel dettaglio in un video che uscirà nei prossimi giorni, ma questa è una fila che sicuramente irrighiamo abbondantemente. Ed è la prima. Qui poi abbiamo la fila del mais, dei girasoli e delle melanzane. In fondo c'erano le cipolle che poi sono state raccolte ed è la seconda da contare per l'irrigazione. Qui abbiamo una prima e una seconda fila di pomodori gemelle, che sono rispettivamente la terza e la quarta, in cui presenziano anche fagioli, qualche mais, qualche girasole. Arriviamo alla quinta fila in cui pomodori, mais e girasoli sono consociati alle zucchine.
fino ad arrivare alla sesta e ultima fila per questa stagione estiva, in cui sono praticamente solo zucchine e zucche. Piccolo momento celebrativo, questa è una zucca a collo d'oca uscita dal freezer anch'essa dopo 9 anni, e con grande gioia la stiamo vedendo trovarsi a suo agio. Allora, queste file sono lunghe 25 metri ed essendo 6 sono 300 metri di orto. Una cisterna da metro cubo ci sta bastando per irrigare questi 300 metri di orto circa 2 volte a distanza di 5-6 giorni. Quindi nell'ultimo mese abbiamo utilizzato circa 3 metri cubi, che sembrano tanti, possono sembrare tanti, ma in realtà non lo sono. Di fatto apriamo l'irrigazione il minimo possibile per bagnare un po' la terra, la apriamo tendenzialmente verso sera per permettere all'acqua di entrare nel terreno durante la notte e limitarne l'evaporazione. Sicuramente il cippato che abbiamo messo negli scorsi mesi aiuta a mantenere l'acqua nel terreno, così come sta aiutando questa pacciamatura di lana, e fondamentalmente tutto sta funzionando bene, tutto sta crescendo, nonostante poi le varie difficoltà del caso, perché insomma sono piante che comunque sia stanno affrontando uno stress e si vede, però rimangono produttive e continuano a farci ben sperare. Quindi è quasi un'aridocoltura la situazione in cui siamo in questo momento, nel senso che gli diamo veramente poca acqua e quella se la devono far bastare. Come si può vedere però la terra è molto più umida rispetto al drastico scenario che sto descrivendo. Qui sì, si vedono ancora un po' di crepe, se noi scaviamo giusto un pochettino, ecco che questo qui è proprio il classico argillone limoso bagnato. Perché questo? Perché è piovuto, appunto ha fatto il temporale. Ha fatto un temporale per praticamente 2 giorni di fila e infatti le piante hanno preso veramente un bel respiro grazie a questa pioggia. Come detto, l'unico danno è stato quel bellissimo girasole che è stato steso, ma per il resto tutto è andato bene. In tutto questo stiamo raccogliendo pomodori, stiamo riuscendo a fare finalmente i primi vasetti di conserve per i sughi da usare nell'inverno. Appunto abbiamo raccolto le fave, l'aglio, le cipolle e adesso stiamo incominciando a raccogliere le prime pannocchie. Alcune piante erano già pronte perché sono state seminate prima, queste sono tra quelle seminate per ultime, stanno maturando adesso. Abbiamo fatto un po' di raccolto di melanzane, adesso però cerchiamo di far maturare le nuove che arriveranno, perché vogliamo raccogliere un po' di semi, e già vediamo dalle foglie che le piante hanno gioito e non poco da questa pioggia. E insomma questa è la risposta. Come stiamo facendo con l'acqua? Stiamo facendo grazie a queste meravigliose cisterne che stiamo recuperando, e stiamo facendo grazie alla generosità del dolce Loredano, che ci mette a disposizione l'acqua del suo pozzo, e del dolce Valdemaro, che ci fa l'enorme piacere di trasportarci le cisterne al terreno quando ci servono. Per adesso stiamo facendo un gioco alternato, per cui teniamo una cisterna vuota su in paese da riempire al momento del bisogno, la portiamo al terreno quando quella che era al terreno si è svuotata, quindi arriva quella nuova e quella vuota la ricarichiamo sul trattore e la si riporta su in paese fino al momento in cui si rifarà lo scambio. Quando è arrivata questa meravigliosa pioggia è stato un evento oltre il natalizio, è stata una gioia oltre l'epifania. Ci sembrava di venire da una siccità estrema, nonostante in realtà siano stati solo 2 mesi. Ci piace pensare che almeno per 10 se non 15 giorni potremmo non aver bisogno di irrigare tutte le file dell'orto che abbiamo appena visto. Ma qualora servisse, appunto, per adesso siamo attrezzati con questo sistema e dovremmo riuscire a continuare così, anche perché il pozzo di Loredano ha una buona quantità d'acqua. Noi all'inizio pensavamo forse si svuoterà dopo le prime 2 cisterne, invece vediamo che il livello non sta calando. Piccola sorpresa che riveliamo così senza troppi preamboli: al podere sono arrivati degli asini.